Buongiorno, oggi siamo qui nel Museo Civico di Palazzo Chiericati per presentarvi quest'opera di Luca Carlevaris, diciamo pittore friulano, che si dedica sia al paesaggio sia al vedutismo. Questo dipinto fonde insieme degli elementi sia del paesaggio, sia diciamo, del capriccio con rovine. Precisiamo che il capriccio è una veduta ideale con elementi reali mescolati in maniera fantasiosa. E quindi, se noi guardiamo il dipinto è come se si dividesse in due parti, diciamo in questa maniera. Sulla nostra sinistra sembra quasi una rappresentazione teatrale, se osservate. Perché? Perché gli alberi fanno da quinta arborea, diciamo così, a ciò che viene rappresentato. E sul fondo si rappresenta diciamo, un paesaggio, cioè una città fortificata, turrita, medievale. Mentre in primissimo piano assistiamo a una scenetta di traghetto fluviale, quindi delle persone che vengono traghettate da una riva all'altra di un canale, di un fiume. E il tutto giocato sulla contrapposizione, potremmo dire, come dire, dei toni, dei colori bruni, scuri, delle quinte arboree, contrapposti a quel bellissimo cielo, rosato che abbiamo nella parte alta, logicamente. Sulla parte destra del dipinto, invece, abbiamo un capriccio. Se noi osserviamo, abbiamo di spalle un monumento equestre. Monumento equestre che praticamente cita il grande Gian Lorenzo Bernini con il suo monumento equestre a Luigi XIV nel cortile di Versailles. Poi c'è un ponte medievale che permette di arrivare a un arco, e l'arco è l'arco di Costantino. L'arco di Costantino che, se posso dire, è immorsato all'interno, su un lato, diciamo, con una torre medievale. Arco di Costantino che permette di accedere, di entrare in una città ideale, ma se guardiamo sullo sfondo, verso destra, c'è una cupola e quella cupola cita una basilica di Roma, la Basilica di Santo Stefano Rotondo al Celio. Il Carlevaris, dicevo prima, è friulano, arriva giovanissimo a Venezia quando perde i genitori con sua sorella e lui guarda molto ai pittori del nord, pittori soprattutto fiamminghi, olandesi, che arrivano a lavorare soprattutto a Roma. In particolare però a un austriaco che è Johann Anton Eisman. Eisman è salisburghese, arriva a Venezia e il Carlevaris entrerà nella sua bottega e comincerà a collaborare insieme con lui. E guarda caso, Eisman nelle sue vedute cosa fa? Diciamo, rappresenta per esempio dei monumenti storici molto famosi, in questo caso l'Arco di Costantino, rappresenta per esempio, che ne so, degli obelischi o delle statue equestri, in questo caso quello di Bernini, oppure rappresenta, che ne so, per esempio, che ne so, delle fontane, delle altre cose. Quindi sono tutti elementi che ritroviamo in questo dipinto di Carlevaris. Ecco, Carlevaris però non è famoso solo come paesaggista, o per i capricci, ma Carlevaris diventerà famosissimo come vedutista. Perché? Perché grazie al fatto che guarda un altro nordico, Gaspar van Fittel, italianizzato in Gaspar e van Vitelli, ebbene, guardando a lui, il primo che usa la camera oscura, questo olandese che lavora soprattutto a Roma, che soggiorna anche a Venezia, bene, diciamo, Carlevaris andrà a fissare tutta una serie di, come dire, punti di vista, immagini che potremmo dire standardizzate di Venezia, che lui poi ripeterà a iosa, per circa 20 anni nei dipinti e a cui
diciamo, con le quali, possiamo dire così, si dovranno confrontare i pittori che verranno dopo di lui, come i grandi vedutisti che conosciamo, soprattutto il grande Canaletto.